Casello di San Gregorio sull'autostrada Catania-Messina, il traffico, vedete, ci sono tanti pendolari che già si recano al lavoro, siamo alle pendici dell'Etna, si vede l'Etna nevato e qui oggi da stanotte è iniziato il presidio dei forconi. In pratica torna la protesta dei forconi dopo 13 mesi perché la situazione non è tanto cambiata in questi ultimi anni, in quest'ultimo anno soprattutto la crisi c'è e chiaramente c'è ancora la disperazione. Quindi Mariano Ferro, io sono qui con Mariano Ferro, leader dei Forconi, nel presidio di San Gregorio, e c'è anche con noi Giuseppe Ricchi, vicepresidente di Forza d'Urto. Ecco, perché Mariano nuovamente parte questa protesta che, diciamo subito, è una protesta pacifica perché vi limiterete a presidiare alcuni caselli in diverse zone della Sicilia? Perché da un anno a questa parte praticamente non è successo un bel nulla. Noi abbiamo voluto adottare una linea morbida con l'ex presidente Lombardo, ora con il neo presidente eletto Crocetta, ma solo che vediamo solo parole, promesse, intenzioni, buone intenzioni, ma poi alla fine mai trasformate in fatti. Siccome purtroppo da un anno a questa parte la situazione non è altro che peggiorata, perché si palpa nell'aria, perché si sente. Allora, la situazione credo che sia peggiorata quest'anno perché tutti gli indicatori economici parlano di un peggioramento delle condizioni delle famiglie e quindi noi ritorniamo di nuovo sulle strade perché lo avevamo detto, lo avevamo preannunciato, anzi lo abbiamo addirittura anche smentito più volte. Purtroppo però ora siamo costretti però. Questa volta giorno 11 ci siamo anche fermati per un altro motivo, perché le prefetture, le questure ci hanno invitato a fermarci perché la situazione è quella che è. Noi abbiamo detto a tutte le questure, a tutte le prefetture, abbiamo risposto a una cosa: siamo disponibili a trattare un ultimatum, veramente un ultimatum con la politica, per dire aspettiamo un lasso di tempo che sia accettabile, ma da qui a fine mese vogliamo qualche segnale, perché quel segnale non è ancora arrivato. Aspettiamo e dopodiché però poi succederà qualcosa che purtroppo è inevitabile, deve sfogare tutta questa situazione, deve avere una via di sfogo e deve soprattutto avere dei risultati, a cominciare per esempio da uno dei punti che abbiamo messo, dei primi punti che abbiamo messo all'ordine del giorno nell'agenda politica, almeno per quanto ci riguarda li abbiamo consigliati al governo della regione. La Seret sta massacrando famiglie dopo che c'è chi perde il posto di lavoro, chi chiude le aziende. Non è assolutamente accettabile una situazione del genere, quindi quantomeno il blocco di tutte le procedure esecutive che riguardano Seret e banche. Discutiamo di questo, l'abbiamo detto al Presidente, aspettiamo qualche risposta. Ecco, quanti presidi ci sono attualmente in Sicilia? Voi siete partiti, diciamo subito che il presidio di fatto sta partendo adesso, sono le 7.45, 7.50, insomma, siamo qui, la gente sta cominciando a venire e a darvi manforte in pratica. Allora, in questo momento in Sicilia c'è il nostro di Catania a San Gregorio, poi c'è il presidio di Caltanissetta, se ne è aperto uno qualche minuto fa a Ragusa, si aprirà uno fra qualche oretta a Villafranca vicino Messina, e anche a Trapani è stata data l'autorizzazione per aprire qualche presidio. Ora vedremo, ora nelle prossime ore, anche nei prossimi giorni, per vedere di capire poi magari quello che sarà l'afflusso della gente che arriverà nei presidi. Quindi andranno avanti per tutta la settimana questi presidi nelle autostrade? Ma io credo che andremo avanti a oltranza fino a quando veramente si comincerà a vedere qualche segnale. Stiamo pressando solo perché riteniamo, per esempio, che in questa regione il problema delle province, questo vogliamo dirlo al Presidente Crocetta, il problema delle province era urgente, era un provvedimento da fare, ma noi riteniamo però una cosa, che forse più urgente sarebbe meglio parlare di economia e di risollevare le sorti di molte imprese che stanno chiudendo e vedere di farla ripartire. Il punto numero uno per noi nell'agenda è l'economia di questa terra che sta affondando. Ecco, 5 mesi dall'insediamento del nuovo governo Crocetta, risposte ancora non ce ne sono, insomma, siamo lì a rivedere un po' l'assetto burocratico della regione, ma risposte vere, concrete, in pratica non ce ne sono. Allora, risposte vere al momento non ce ne sono, ripeto, abbiamo avuto solo buone intenzioni, purtroppo le buone intenzioni non si mangiano e quindi le famiglie giorno dopo giorno, non lo diciamo noi, si perde lavoro, chiudono aziende. Mi pare di aver letto da qualche parte che l'Istat abbia dichiarato che 1000 aziende al giorno chiudono e al sud, specialmente in Sicilia, io credo che siano molte di più.
Ecco, Giuseppe Richichi, abbiamo ancora la linea, Giuseppe Richichi, vicepresidente di Forza Turto, cosa chiedete in pratica alla politica, cosa cercate di ottenere con questo nuovo, con questa nuova protesta? No, cosa cerchiamo? Noi stiamo cercando di chiedere alla politica quello che non è stato fatto in questi, in questo anno, come diceva poco fa Mariano, ma il problema più grosso è che noi, una volta che calano i consumi e non abbiamo niente da trasportare, siamo fermi. Abbiamo il 40% in meno, l'abbiamo detto che questa protesta non è solo dell'agricoltura, questa protesta è dell'operaio, degli artigiani, è la protesta di tutti, è la protesta di quella gente che non può più arrivare a fine mese. Lei è anche un autotrasportatore, no? L'anno scorso, dopo la protesta di gennaio, avete avuto dal governo regionale, allora del governo lombardo, qualche soluzione in pratica, no? Sì, abbiamo avuto la soluzione, no, non l'abbiamo avuta da Lombardo, abbiamo avuto solo dal governo centrale, che l'accise, invece di averla ogni anno, l'abbiamo avuta ogni tre mesi. Cioè, l'unico beneficio che abbiamo avuto è questo, ma il problema, oggi potrebbero dare qualsiasi tipo di beneficio, solo che il problema è che i costi sono tantissimo alti che non riusciamo a poter consegnare questa merce al nord Italia, cioè lo scotto lo pagano anche le famiglie siciliane. Più aumentano i costi e più viene incide sul prodotto, per cui è normale che arriveremo, se continuiamo così, a non poter più esportare agrumi dalla Sicilia. Ecco, è un grande sforzo organizzativo anche per organizzare tutti questi presidi. Cosa vi aspettate dopo questo ulteriore sforzo, questa settimana di protesta? Ci aspettiamo che stiamo mettendo 90 sedie, li stiamo preparando, ne mettiamo una per il presidente Crocetta e facciamo partire veramente il suo tsunami, come lo chiama lui, lo facciamo partire dal casello di San Gregorio. Se non vengono tutti e 90 deputati qua, questa situazione non si sbloccherà. Qui 90 sedie più una per lui diventano 91, li stiamo aspettando che vengano al casello di San Gregorio a darci delle risposte. Ecco, Mariano Ferro ancora, aspettate, come è organizzata la giornata in pratica in questo presidio di San Gregorio? Ma aspettate i rappresentanti politici? Intanto lasciami dire una cosa, praticamente voglio dire questo, che voglio parlare con tutti quelli che sono stati in queste settimane che si è saputo questo giorno 11 marzo sono stati contrari a questo sciopero. Devo dire che gli abbiamo detto una cosa, ci siamo fermati responsabilmente, ancora una volta stiamo facendo un passo indietro in questo anno, si è ripetuto più volte, devo dire forse abbiamo messo la faccia e probabilmente abbiamo anche fatto qualche brutta figura con chi voleva partire nello sciopero, ma devo dire che forse ci siamo fermati responsabilmente ancora una volta. Perché ci siamo fermati? Perché quando ci dicono che facciamo danno ci chiediamo se è il caso forse di rispondere a tutti, per un motivo. Perché il danno qui è giornaliero ed è per tutti, non è per noi soltanto. Io credo che il danno sia per tutti i settori produttivi, perché ormai se solo si pensa, per esempio, che anziché parlare di condono oppure di riduzione di tutto quello che era l'importo di una cartella Serit, il 1° di maggio scatta l'aumento del 15% della sanzione della Serit, quindi significa dal 4,22 al 5,34, quindi anziché togliere mettiamo ancora di più. Ci è arrivata la bastonata dell'IMU per quelle aziende che non potevano pagarla, hanno dovuto fare prestiti e sappiamo tutti che cosa è successo con i soldi dell'IMU, dove sono andati a finire. Bene, allora qui c'è da chiarire una cosa, se c'è qualcuno che ha paura di questo sciopero perché la Sicilia si danneggia, faccia una cosa in un periodo brevissimo, chieda al governo regionale immediatamente, ma lo dico a tutti quelli che si sono infastiditi di questo sciopero, che hanno detto che i furconi fanno danno, chieda immediatamente, organizzatevi, se volete ci andiamo insieme, mettiamoci insieme, ma chiedete al governo regionale di risolvere qualche problema per questa terra che sta affondando, perché non dovete chiedere a noi che dobbiamo fermarci, perché altrimenti sarebbe una guerra fra poveri che facciamo, non vogliamo farla, ancora una volta ripeto, responsabilmente ci siamo fermati, ma qualcuno deve darci una risposta, altrimenti non si può chiedere a chi oggi ha chiuso un'azienda,
a chi ha chiuso un'impresa, a chi deve andare a portare libri in tribunale o a chi magari ha perso il lavoro, non si può chiedere di stare a casa in silenzio, soffrire, subire e morire rassegnati, non è possibile. Quindi, siccome, ripeto, ci siamo fermati solo per discutere anche con questa parte di società che non vuole scioperare, che non vuole dire al governo nazionale e regionale, che oggi il governo nazionale purtroppo fra l'altro non c'è, ma almeno a quello regionale, di risolvere quello che è possibile risolvere in Sicilia, bene, non ditelo a noi che ci facciamo male, ditelo al governo regionale e ditegli di sbrigarsi e risolvere qualche problema. Ecco Mario, l'auricolare, Senzina, noi vi sentiamo, io l'auricolare ce l'ho, quindi potete fare da studio la domanda in pratica. Se Mariano Ferro mi sente. Sì, Mariano Ferro, le volevo chiedere. Sì, Senzina, Mariano, sì. Sì, ormai sì, sì, ti sente, ti sente, puoi fare la domanda. Da più di due anni si parla di movimento dei forconi, ma qual è stato il senso del vostro operato? Cioè, se il movimento dei forconi sino ad ora non ci fosse stato, che cosa non sarebbe cambiato nella nostra Sicilia e invece che cosa oggi è cambiato e quale risultato comunque si è ottenuto? Allora, un risultato credo che lo abbiamo ottenuto, che è quello di avere smosso le coscienze. È solo fatto, per esempio, che in questi giorni si è parlato di sciopero sì, sciopero no. Questo è servito e serve quantomeno a discutere di questi problemi che la Sicilia ha da decenni e che non ha mai risolto. Se si è parlato di questa protesta, evidentemente, e se qualcuno da tutta l'Italia ha seguito questa protesta, evidentemente questo malessere che c'è in Sicilia non è solo in Sicilia, questo malessere è in tutta Italia. Voglio ricordare che stamattina in Puglia alle 6 è partito un corteo che va a piazzarsi in un presidio a San Basilio, perché anche lì hanno creato già un presidio di protesta che sicuramente si allargherà, perché voglio ricordare anche lì in Puglia c'è il problema della Bridgestone che ha lasciato a casa 950 persone e della Ilva di Taranto, che sicuramente non è da meno. Quindi la Puglia come la Sicilia protesta perché vuole risposte anche lì. Guardate, se questo può servire anche ad un governo nazionale per guardare da lontano a tutta quella che è una tensione sociale che sta montando, per cercare di sbrigare quella che è una situazione che ormai è indecente, quella di cui non riusciamo a capire quale sarà l'esito finale, perché non stiamo capendo se si farà un governo, se non se ne farà. E allora, se questo può servire anche a questo, benissimo, noi siamo qui per questo e per dire a questa classe politica irresponsabile che ci ha fatto votare con una legge elettorale che ci ha portato a questo risultato, se serve anche a questo, bene, ben venga anche questa lotta dei forconi. Però una cosa è certa, che queste famiglie che stanno protestando sia in Sicilia sia in Puglia e forse anche in Trentino domani, lo vedremo, probabilmente un motivo l'hanno avuto per scendere sulle strade, quindi vorremmo almeno qualche risposta. Una domanda, mi senti ancora? Un'ultima domanda. Cenzina, qualche altra domanda da sì, studio? Sì, ho un'altra domanda, l'ultima, sempre per Mariano Ferro. Qualcuno sì, ha detto sì. Ultimamente che vi siete ridotti ad un movimento politico, come rispondete a questa provocazione? Ma guarda, una provocazione alla quale veramente sarebbe da non rispondere. Abbiamo fatto l'esperienza delle regionali. Se fossimo stati solo un movimento politico con l'obiettivo solo politico, guardate che la lotta, io voglio ricordarlo a tutti, ha un filo labilissimo che ci separa dalla politica, perché purtroppo poi la politica deve rispondere, no? Abbiamo fatto un'esperienza, non l'abbiamo fatta per fini personali, perché avremmo potuto fare scelte, probabilmente qualcuno di noi sarebbe già stato deputato. Non lo abbiamo voluto fare per lasciare quel movimento così com'era, lasciarlo integro, ma sicuramente abbiamo fatto la nostra parte anche le regionali, non abbiamo voluto continuare con le nazionali, con questa legge elettorale, e fra l'altro non l'abbiamo fatto perché vogliamo ritornare a quel movimento di lotta che era, perché probabilmente avremo più risultati che in politica. Grazie a Dio questa protesta, diciamo, sta avendo dei risvolti, perché al momento capiamo che qualche discussione almeno si fa, però vogliamo avere dei risultati concreti. Tutto il resto, se è polemica, la lasciamo a chi vuole fare polemica, ma non ci interessa, vogliamo dei risultati per i siciliani. Sì, Giovanni. Ecco, collegandomi a quello che è la domanda di prima, non avete lasciato anche spazio per dire ad esempio ai movimenti di protesta come ai grillini? Sì, dimmi Cenzina. Altre cose. Sì, dicevo, movimento politico ci poteva anche stare. No, qui
qui continua ad arrivare intanto gente, perché ripeto, il presidio è partito stanotte, ma di fatto si sta costituendo adesso, quindi in questo momento arriva altra gente a dare manforte qui alle persone che sono a San Gregorio. Ripeto, non c'è alcun blocco del traffico, c'è solo una presenza di sensibilizzazione per gli automobilisti che passano, si danno dei volantini in cui si dicono quali sono le rivendicazioni dei forconi del movimento oggi, per cui si andrà avanti così tutta la giornata. Ci sono solo due pattuglie, uno dei carabinieri e uno della polizia, ma guardano così perché tutto si sta svolgendo in piena normalità. Ecco, io dicevo a Mariano Ferre, poi magari vi passiamo un attimo la linea studio per continuare l'edicola, Cenzina, se non ha un po' di rammarico per avere lasciato poi lo spazio ai grillini a cavalcare, perché poi di fatto la Sicilia non è tanto rappresentata anche a livello nazionale e a livello locale, insomma i forconi nella protesta ci potevano stare pure bene anche come movimento politico, no? Ma guarda, sì, sicuramente potevamo starci bene, forse anche meglio, voglio dire, ma poi alla fine nessun rammarico per un motivo, perché non ci interessa tanto, ci interessa l'obiettivo. Noi abbiamo detto più volte, vogliamo parlare al nostro lavoro, a tutti quelli che hanno questa impresa, questa azienda, questo lavoro che hanno fatto con dedizione per una vita, vogliamo tornare al nostro lavoro, guadagnare tranquillamente da quello che è il nostro lavoro, non vogliamo elemosine, non vogliamo prebende, non vogliamo nulla, vogliamo semplicemente che questa Sicilia riprenda la direzione di prima, quella che era la terra che era una volta, praticamente dove si lavorava allegramente e si guadagnava. Oggi purtroppo la crisi internazionale, globale, che oggi ci schiaccia particolarmente in Sicilia, sicuramente perché questa terra non era preparata, la politica è stata assente per molti anni, il risultato è oggi davanti agli occhi di tutti e ripeto, non siamo noi a dire che la terra che pestiamo affonda, perché si vede, si palpa tranquillamente tutti i giorni negozi che chiudono, negozi vuoti nonostante i saldi, le imprese che ormai non lavorano più e quando si lavora fra l'altro non entra liquidità perché liquidità non è gira più, l'edilizia che è ferma perché non si vende un appartamento, quindi non c'è mercato, anche lì tutto si è bloccato, sanno tutti questa situazione, la conoscono tutti perfettamente meglio di noi, però purtroppo quello che vediamo è che non si fa nulla per riprendere la strada dello sviluppo. C'è stato un momento dove si è guardato solo al rigore, specialmente da parte del governo nazionale, speriamo che finisca, perché voglio dire, continuare solo col rigore in un momento di recessione come quello attuale io credo che sia un errore madornale. Si sta parlando di tutto quello che a livello nazionale potrebbero essere gli intenti per quello che si può fare, purtroppo però abbiamo visto che non c'è la possibilità di creare una maggioranza per formare e dare la fiducia ad un governo nazionale, non lo so dove andrà a finire, perché di sicuro è una situazione pericolosa. Io credo che come in Grecia noi abbiamo votato la prima volta e alla stessa maniera non si è trovata una maggioranza, la situazione economica è quella che è. Stamattina fra l'altro i mercati dovevano rispondere a quel abbassamento del rating che abbiamo visto che c'è stato venerdì a mercati chiusi, vedremo quello che succederà, è tutto un evolversi di situazione che purtroppo dobbiamo dire, non per essere né catastrofisti né pessimisti, sicuramente non volge al bello, vedremo quello che accadrà. Bene Cenzino, vi ridiamo la linea qui da San Gregorio mentre continua tutto insomma con piena regolarità, è arrivato un pullman che porta gli studenti forse alla facoltà di Messina, all'università di Messina, e vi do la linea e la riprendiamo fra 5 minuti, abbiamo altre presenze qui in studio, va bene? Grazie Giovanni.